Faremo un bel viaggio oggi, 14 settembre, ad Ascea. Ascea è il comune vicino a Velia, e Velia è l'antica Elea. In questo punto siamo in provincia di Salerno, nella zona in cui è nata la filosofia dell'essere, in cui Parmenide e Zenone di Elea fondarono la nuova scuola eleatica, nella quale fu affermato il fondamento dell'essere come il fondamento di tutto ciò che è in essere. In sostanza, fu l'arrivo del Dio Yahweh, io sono chi sono, in filosofia. Di un'antica città di origine greca che si trova in provincia di Salerno, la colonia di Velia, inserita recentemente dall'UNESCO fra i patrimoni dell'umanità. Velia, un'antica città del VI secolo avanti Cristo. Il teatro, le terme, una grande torre, interi quartieri che attraversano secoli di storia, dal periodo greco a quello romano, fino all'alto medioevo. L'area archeologica si trova all'interno del Parco Nazionale del Cilento, in Campania, e dal 1998 è patrimonio UNESCO. Sappiamo che il sito è aperto ai visitatori, ma alcune aree sembrerebbero a rischio e da anni inaccessibili. Dai Focei nel 540 avanti Cristo. In fuga dagli attacchi dei persiani, trovarono in queste colline a ridosso del mare un paesaggio ideale. Inizialmente la città prese il nome di Elea e fu ribattezzata Velia durante il periodo romano, di cui rimangono gran parte dei resti. In antichità, il promontorio su cui sorge l'Acropoli era circondato dal mare e separava i due porti della città. I Focei erano grandi navigatori. Grazie alle loro imbarcazioni, le Celte Conquere iniziarono a collaborare con i Romani, che utilizzarono le loro navi nelle guerre annibali. Ma Elea Velia fu anche un importante centro intellettuale. Qui nacque il filosofo greco Parmenide, fondatore della scuola eleatica, e il suo allievo Zenone. Visto che c'è una strada alternativa per raggiungere Porta Rosa, proviamo a farla. Risaliamo verso l'Acropoli. C'è un custode che ci accompagna, addirittura in macchina. In effetti la strada non sembra così comoda, e neanche breve. Arriviamo al cancello. Davanti a noi, la porta che separava i quartieri dell'antica città greca è la Porta Rosa. Ebbene, vedremo come questo sia accaduto veramente dove inizia e finisce la fede cristiana, ebraica e di tutto il mondo. Siamo in un territorio del Cilento,
che si chiama così, da questo fiume che state vedendo, che si chiama Alento. Il fiume Alento dà il nome al Cilento, da Cis Alentum, intorno al fiume Alento. Quello che c'è di importante da notare qui è che in questo luogo, nel cimitero che venne alla luce qui pochi decenni prima dell'anno 1000, perché il mare si ritirò e mostrò il cimitero che si era insabbiato, fu scoperto il resto umano del primo tra gli evangelisti, San Matteo. I suoi resti furono immediatamente traslati a Salerno e sono oggi nella città, nel Duomo di Salerno, e San Matteo è divenuto il patrono di Salerno. Sarà celebrato tra pochi giorni, il 21 di questo mese. Ma oggi è il 14, un giorno importante nella fede cattolica, perché il giorno 14 settembre del 1998 Papa Giovanni Paolo II promulgò l'enciclica Fides et Ratio. Nella quale, al punto 56, lanciò i filosofi come dei messia della verità, affinché trovassero un nuovo percorso che portasse a Gesù Cristo. In sostanza, il Papa Giovanni Paolo II, vicario di Cristo, promosse il Messia dello Spirito Santo, della verità di Gesù Cristo. Ora, la cosa veramente sorprendente che accadde in questo luogo è proprio messa in relazione a San Matteo, perché, come vedete qui, siamo alle pendici del Monte Stella. Noi adesso guardiamo un po' questa orografia e vediamo che Elea, la città in cui fu promulgato lo Spirito Santo della verità di Yahweh, si trova sotto Monte Stella. Il Monte Stella lo vedrete comparire qui. Eccolo, Monte Stella. E sotto Monte Stella c'è il fiume Alento e qui c'è Elea. Il fiume Alento è importantissimo perché la distanza tra la foce, vedete, e Elea è inferiore a 1 chilometro. Ma è un fiume che noi adesso seguiremo per andare fino alla sua sorgente.
Ecco, risalito il fiume Alento, arrivati a questo punto, gli antichi romani dovevano andare a combattere contro i Lucani. E anziché seguire il fiume Alento che li avrebbe portati sotto la città di Stio, che si chiama così perché lì stavano gli Ostes, decisero di aggredirli dall'alto. Così cominciarono ad arrampicarsi lungo questo colle e qui fondarono Ostium Janua, le porte del nemico. Poi seguirono questo monte e arrivarono a Perito, per Itum, e da qui poi sarebbero andati più in alto di Stio ad aggredire il nemico dall'alto. Ma noi andiamo avanti a seguire il fiume Alento, che oggi è senza acqua perché è stata creata questa diga che raccoglie il fiume Alento. Anche questo è un segno straordinario, perché questo fiume Alento si è ingrossato, ingrossato, ingrossato. Ha assunto le dimensioni di un lago. Questa è la cittadina, il paese di Ostigliano, ed è il paese di mia madre, della famiglia Baratta. Andando avanti, alla ricerca della sorgente del fiume Alento, riprendo la vista dal lago, lo vedete, ed ecco il fiume Alento. Gira di qui, avevo preso un'altra strada prima, passa di qui, ed ecco la sorgente del fiume Alento, qui. Questo è Stio, dove erano arroccati gli Ostes. Ma tutta la nostra storia comincia esattamente in questo punto qui, dove c'è la manina. Nel comune di Monteforte, in un paese, in un piccolo borgo, che si chiama Capizzo. Il nome di Capizzo dice chiaro, ma in modo allegorico, ca a pizzo, cioè qui accendo, oppure qui è il pizzo, è il bandolo della matassa. Vedete Capizzo qui, giriamo un po', rimettiamo il nord a nord, ecco Capizzo, c'è questa dorsale di questo monte che vedete qui, io ve lo faccio vedere con le manine, e se noi andiamo oltre il monte, qui, di dietro, troviamo il paese di Felitto, eccolo lì, Felitto è più in basso, Felitto è circa 250 metri di quota, mentre Capizzo, che è dietro questo monte, eccolo, si ritrova a una altitudine di quasi 700 metri. Vediamo un po' più dal meno ingrandito, così riusciamo a vedere tutti e due. Ecco, vediamo Capizzo e Felitto. Qui comincia la storia e finisce la storia sacra della religione in tutto il mondo. La storia sacra comincia con un signore qui,
che si chiama Mauro Russo ed era il mio bisnonno, ossia il padre della madre di mia madre. Già lui alludeva a me, il cui nome è Romano, perché Mauro, se lo vediamo a livello trinitario, è Mauro, 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 ma diventa Uroma, ossia il romano. Mauro c'ha dentro Uroma, già nel suo destino. È il padre per antonomasia, è il padre biblico che vuole che sua figlia sposi chi dice lui e costringe sua figlia Tresina, Maria Teresa Russo, a sposare un baratta del casato di Ostigliano, la famiglia più importante di Ostigliano. Sposa il penultimo di 5 figli, perché questi 5 figli avevano deciso di sposarsi solo nell'ultimo e gli altri avrebbero protetto lo sposato, lavorando per lui, ma l'ultimo morì e allora fu il penultimo, Nicola, che si recò a Capizzo da Mauro Russo e gli chiese in moglie Tresina Russo, chiedendola senza dote. La cosa convinse Mauro Russo che era il marito giusto, che voleva sua figlia per sua figlia e non per la dote, e impose alla figlia questo matrimonio. Dal matrimonio nacque subito un bambino, ma arrivato a 2 anni di vita, il bambino morì e subito dopo morì anche il padre Nicola. Rimase la vedova incinta. La famiglia baratta, dai 5 che erano, si era ridotta a 2. Rimanevano in vita Mauro, il più anziano, e Giovanni, il più giovane. Secondo la regola della famiglia, sarebbe toccato al più giovane sposarsi, ma speravano che il nascituro fosse un maschio. Invece nacque una bambina e fu chiamata Nicolina in memoria del padre Nicola. Ma cominciarono i problemi per questa famiglia, perché i 5 fratelli che non volevano dividere la proprietà si videro tutto intestato alla Tresina Russo e alla figlia. Chi le avrebbe sposato sarebbe diventato il padrone e loro sarebbero rimasti senza più nulla. Ma lei, Tresina, non voleva sposare un cognato, cioè si opponeva a essere quella moglie consenziente che nella Bibbia è obbligata a dare eredità al primogenito. Lei scappò a Capizzo da suo padre Mauro. Rimase 4 anni, ma dopo 4 anni Giovanni, che doveva sposarla per dare eredità al fratello, biblicamente, si recò a Capizzo, parlò con Don Mauro e gli disse: Don Mauro, noi eravamo 5 fratelli, per non rompere la proprietà abbiamo deciso che uno solo si sposasse e gli abbiamo intestato tutto. Ora la proprietà di tutto è vostra figlia e sua figlia.
se sposano un altro, noi siamo tagliati fuori. Vi sembra giusto? E Mauro Russo, intervenendo proprio come un padre biblico, disse no. Lei deve sposare il cognato, deve dare una eredità a questa famiglia nella linea della famiglia. E lei, che non voleva, fu costretta a seguire questo cognato che aspirava a divenire suo marito. Forte dell'assenso di Mauro Russo, Giovanni Baratta usò violenza alle intenzioni di Tresina, finché lei rimase incinta. Ma lei non voleva assolutamente sposarsi. La prova la si ha dal fatto che il matrimonio è celebrato solo un mese prima della nascita del figlio di questa violenza. Io narro questa cosa oggi perché il figlio di questa violenza nascerà proprio il giorno di oggi, il giorno 14 settembre. Sarà una bambina, cui sarà dato il nome di Rosa. Bene, Rosa, che esiste anche a Elea Antica, come la porta rosa che dà passaggio verso queste zone, sarà proprio la porta per l'inizio di uno straordinario rosario fatto tra Rosa e il rio che sarebbe nato qui a Felitto. Un rio nato in via Pomerio, in una zona in cui c'è il rio che si chiama qui il rio Calore, che nel nome indica il rio Calore, ossia qua il re rio. Perché rio? Perché sarebbe stato un personaggio reo, pieno di colpe, in cui sarebbe entrato il re di questo mondo, il Padre e lo Spirito Santo. E in questo personaggio, infine, si sarebbe incarnato Gesù nella attesa parusia. Quindi, mettendo insieme a Rosa e alla porta rosa di Elea, il rio che accade qui si sarebbe ottenuto uno straordinario rosario, uno straordinario rosario che, secondo il dettato della Madonna di Fatima, era quanto bisognava recitare assiduamente per salvare il mondo dal castigo di Dio. Ma il castigo di Dio, che fu la guerra, la seconda guerra mondiale, era soprattutto il castigo di Dio venuto qui in un rio, non in una persona innocente come Gesù, perché la parusia di Gesù sarebbe accaduta in un reo, proprio per
impersonare il peccato, in un reo, tanto reo, da sembrare addirittura la bestia dell'Apocalisse, il 666. Perché il 666, che è il 666, quando il 66 è la cabala del nome romano, allora 6 romano è 666. Ed è anche un anticristo, ma nel senso di prima di Cristo. Perché il romano Amodeo che nascerà qui sarà il personaggio che riaprirà la scuola eleatica sorta in questa zona ad Elea, la integrerà con un altro grande re magio venuto da Occidente, da Oriente, dalla Grecia, nello stesso periodo, e che si chiamava Pitagora, il quale aveva fondato a Crotone la scuola italica, e il romano Amodeo qui avrebbe riaperto la nuova scuola italica che idealmente riapriva la scuola eleatica dei due magi Parmenide e Zenone di Elea, con il terzo magio che era Pitagora. Questi tre avrebbero espresso l'essere dichiarato a Elea per numeri, per come indicato da Pitagora, ma nei numeri del Dio uno e trino dichiarato da Gesù. Quindi questo personaggio avrebbe aperto, l'unico al mondo, il nuovo percorso che il Papa cercava verso la verità di Gesù Cristo, e avrebbe avuto due condanne a morte dalla Chiesa Cattolica proprio in relazione ai due personaggi, alle due anime di Dio, quelle del Padre e dello Spirito Santo, che entrarono in lui come già erano entrate nei due grandi ladroni crocifissi a destra e a sinistra di Gesù Cristo. Sul Calvario morì tutta la Trinità di Dio, fu tutta messa in croce, ma in uno, in un innocente, negli altri due, in un Dio che animava due ladroni, ladroni soprattutto della identità, perché credevano di essere se stessi, e credendo di essere se stessi, quando il solo essere che esiste al mondo è l'essere di Dio, era il furto, l'atto di latrocinio dell'essere fatto proprio al Dio dell'essere, che essendo il Dio dell'essere è l'unico essere che è in grado di essere in ogni modo di essere, essendo sempre egli nella sostanza, ma nei modi detti da Dio Yahweh, io sono chi sono, ossia io sono chiunque sono, ogni io sono io, anche l'io di quei due crocifissi come rei ai lati di Gesù, e ciò sarebbe accaduto con la nascita, con l'incarnarsi di Dio Padre e Dio Spirito Santo
in un uomo vero e proprio, che sarebbe nato qui. A distanza di meno di un chilometro in linea d'aria, da dove Ca a Pizzo, qui accendo, qui è il Pizzo, il capo di tutta la storia sacra. Quello che accade qui è qualcosa di veramente straordinario, perché, e ora andiamo a inquadrare un po' meglio Felitto, così possiamo occuparci meglio di questa storia per come accade proprio qui. Vediamola un po' più ingrandita. Felitto sorge su un monticello. Ai fianchi scorre il rio Calore, che indica Ca lo re rio. Qui il re rio. Felitto indica quanto dall'Egitto va a Felitto, secondo la profezia di Osea, punto 11.1. Infatti, il popolo di Dio, sorto in Egitto, sorge in un paese il cui nome è composto da due identità, una romana e una italiana. C'è un ego che è romano e c'è un io che è italiano, ma è l'io italiano ad avere due croci, due T nel suo insieme, e da io diventa itto. Per cui la parola Egitto è combinata da queste due identità soggettive, ego e itto, e diventa Egitto. Quando si trasferisce questa identità suprema da Egitto a Felitto, arriva in Magna Grecia. La Fi in Magna Grecia è un segno combinato che sovrappone la I alla O e diventa la Fi, l'espressione dello spirito nel soffio del vento, come lo descrive Gesù. Lo Spirito Santo è come il vento, che non sapete di dove viene e dove va. Ebbene, la Fi è nuovamente io, ma un io che è un tutt'uno, con la I e la O abbinate in un segno solo, che è la Fi, ed è l'iniziale di Felitto. Ma quella Fi si precisa in El. El è il Dio Elì, cui si rivolge proprio Gesù quando sta per morire e fa il famoso grido Elì, Elì, lema sabachthani. Ebbene, questo grido si riferisce proprio a quello che sta per accadere qui a Felitto, perché è a Felitto che la Fi, lo spirito dell'io divino, del Dio Elì, si incarna in un io italiano con dentro due croci. Quello che era previsto ed è scritto nella Bibbia in Egitto si sposta a Felitto e qui si incarna. Ci sono una marea di indizi e noi li vediamo adesso tutti quanti, uno per uno. Chi viene dall'Egitto è il dio dell'Egitto, che si chiama Ra,
e si chiama anche Amon. Ebbene, Amon, Ra, è Amodeo romano. Ra come romano Amodeo, Amodeo come Amon. Quindi il romano Amodeo che nasce qui è il dio Amon Ra di Egitto che viene qui. Ma dove viene? In via Pomerio. La via Pomerio prende nome dal Pomerio, che nell'antica Roma era una zona inedificabile perché consacrata al dio romano, e qui nasce Romano, che era a ridosso delle mura difensive di tutte le città romane e quindi isolava le mura da una zona inedificabile a ridosso esterno e interno delle mura. Quindi questo io che si incarna qui è si incarna in una zona inedificabile in cui può stare solo il dio romano. Ma c'è anche l'allusione al dio pagano, precisamente al secondo re degli dei, che si chiamava Saturno. Egli, tra i tre re degli dei, uno padre dell'altro, che nella mitologia greca si sostituiscono l'uno all'altro e sono Urano il primo, Saturno il secondo e il terzo Giove, Saturno, il dio intermedio, è l'unico dei tre che può dire di essere figlio di un dio e padre di un dio, figlio del re degli dei Urano e padre del re degli dei Giove. Saturno è il segno di un dio che, scavalcato dal figlio, ossia da Zeus, si rifugierà in Italia, ospite del dio Giano Bifronte. E con Giano c'è l'immagine di Giona, del segno di Giona, cui Gesù si riferì quando, volendo tutti da lui un segno, disse loro: avrete solo il segno di Giona. Se Giona è Giano Bifronte, le due fronti di questo Giano sono quel Giano che accoglie Saturno. Saturno inizia con la Sa di Salerno e finisce col Rno di Salerno. È uguale a Salerno e si diversifica solo per il cuore della parola, perché Saturno ha un tu nel cuore della parola, Salerno ha un le. Le e el sono la stessa cosa, mentre invece la finale rno, che c'è sia in Saturno sia in Salerno, riguarda molto la parola romano, se togliamo di mezzo il suo cuore, ossia Oma. Oma, come a voler dire che togliamo la O, ossia ogni alternativa, e togliamo il Ma, ossia togliamo ogni dubbio. Se alla parola romano togliamo O e Ma, abbiamo Rno e indica romano senza alternative e senza ombra di dubbio. Il Saturno è il romano di Salerno nel suo tu. E così facendo, anche la mitologia greca
è impersonata dal Dio che nasce qui. Non solo quella del Dio d'Egitto, non solo quella del Dio romano che è Romolo, che è il Dio Quirino, ma anche la mitologia dei dei dell'Olimpo. Ma vedremo che ci sono tutti ricondotti nella parola romano. Tutti. Perché perfino gli dei asiatici della forma trinitaria di Brahma, Shiva e Vishnu si rifanno a un duo espresso dalla B che è R-Amo, e ciò lo vediamo nel primo degli dei dell'induismo, Brahma, e il 2, ossia la B, di R-Ama in Brahma. Nel secondo, Vishnu, c'entra la forza, la vis romana, del Nu, ossia delle Nazioni Unite. Se osserviamo la parola nel suo inverso, diventa Avis, Associazione Italiana Volontaria del Sangue. Il sangue di Cristo, badate bene. La terza forma della divinità asiatica, che si chiama Shiva, è Shiva, ossia è questo è l'Avis, Shiva, Avis, è avarese, sì, avarese, perché io da Salerno mi trasporterò a Saronno, in provincia di Varese. Ma anche il Buddha si rifà a Romano Amodeo, perché si chiama Gautama, e Gautama allude a Ge, ossia Gesù, Giove, Geova, out è O, oppure in lingua latina, quindi è un O romano, quindi Gautama allude a un Gesù O romano, ama, am, a, O romano, am, Romano Amodeo, che è la A della lento, che comincia lento. 5 secoli dopo, da lento diventa anche lemme, e da A diventa B, e diventa B et lemme, e nato qui nel fiume Alento, che dà il nome al Cilento, si incarna il figlio a B et lemme. Dove? A Gerusalemme, in cui Gerusalemme si chiamava anticamente Salem. Salem, come Salerno, molto più vicino a Salerno. Ma Gerusalemme avrà una trasformazione. Davanti a questo nome sarà messo Gesù, ma nella forma di un Gerù che abbia una R al centro di Gesù, la R del romano nato nel Salernitano, e che il nella fine è quel lemme, movimento, che è cominciato lento qui in Alento. Quindi abbiamo una coppia di lemme. Perché una coppia? Perché è sintomo del duo che si è incarnato qui in un rio. Quindi abbiamo
Betlemme e Gerusalemme, a indicare proprio la binaria presenza che da qui, nello Spirito Santo nato a Elea, cinque secoli dopo si trasferisce in Palestina, e a Betlemme e a Gerusalemme c'è la nascita del figlio, ma poi diventa nuovamente lento, lento, lento. Ci mette 2000 anni per ritornare un'altra volta qui e incarnarsi qui. E dopo A e B c'è la C. C lento. Nato in Alento, trasferitosi a Betlemme, ritorna C qui nel C lento. E nel Cilento c'è l'incarnazione del Padre, ma ci sarà anche la parusia del Figlio. Perché? Ma le cose sono tante, io rischio di annodarmi tra tutte queste cose. Quando Gesù fu per morire, i Vangeli raccontano che gridò: Eli, Eli, lema sabachthani. Era una allusione evidente al Salmo 21-22. Il perché di questo Salmo, che è sempre lui, ma è sdoppiato in due, che sono il 21 e il 22, è un oracolo legato a questo che accade qui. Ha un padre che è un figlio e che come padre si chiama Luigi Amodeo, nato il 7-7 del 7, la cui somma è 21. Farà come figlio un figlio che nella sua unità è 22, perché nella sua Trinità, come il padre è 7 più 7 più 7, il figlio è 22 più 22 più 22 uguale 66 uguale romano. Luigi è in Uig, nel cuore Uig della parola Luigi, Uig, l'iniziale di Giuseppe. Ma mentre Giuseppe seppe che era padre virtuale di Gesù, in Luigi, lui generò Gesù. Il vero padre che genera personalmente suo figlio è Luigi Amodeo, nato 777, per cui 21, e genera un figlio 22, la cui trinità è il 66 di Romano Amodeo. Ma padre e figlio rappresentano la stessa unità del Salmo 21-22, che dice e inizia con Eli, Eli, lema sabachthani, e continua al maestro del coro sull'ali cerva dell'aurora. Ora, la mia nascita avviene in un giorno in cui c'è una aurora boreale, la più clamorosa dei tempi moderni. La cerva dell'aurora è il monte Cervati, da cui nasce il rio, questo qui, il rio Calore, il fiume Calore, che indica Calore, qui il re, nasce dal monte Cervati. E cerva dell'aurora, da come l'aria da tenere presente in quel salmo lì, allude al fiume che scorre dal monte Cervato e che si realizza in una nascita nel giorno in cui c'è l'aurora boreale. Quindi si sono
i due indizi che si aggiungono all'allusione fatta da Gesù, quando, citando Eli, Eli, lema sabachthani, con il suo grido allude al Salmo 21-22. Il Salmo, di per se stesso, comincia con Salmo. Mo indica adesso, Sal indica Salerno. Quindi già il Salmo è quello che ora c'è a Salerno. Ma c'è un'altra cosa. Sapete tutti che Gesù è chiamato il figlio di Davide. Ma come si chiamava il figlio di Davide, re esso pure? Il re della sapienza? Si chiamava Salomone, un omone, un grosso uomo, un grosso personaggio, Sal, di Salerno. Se questo Sal non lo trovassimo al centro di Gerusalemme e all'inizio di Salem, sarebbe un caso, ma Salomone indica chiaramente, senza ombra di dubbi, che il figlio di Davide, che nasce, è un grande omone di Salerno. Il giorno della nascita, avvenuta qui in via Pomerio, una via consacrata al Dio romano, mentre il duo divino entra in incognito in un uomo reo, accade che scendono dall'alto, proprio come San Luca rivela al principio degli Atti degli Apostoli, quando Gesù ascende al cielo e gli apostoli sono lì che guardano in cielo e ci sono due che dicono: cosa state a guardare in cielo? Aspettate Gesù, non temete, come lo avete visto salire, così lo vedrete scendere dal cielo. E come è possibile oggi, senza alterare la natura, che si realizza questo scendere dal cielo? Come è possibile? In che modo? Scendendo dal cielo con un aeroplano. Ebbene, mentre il duo divino si incarnava qui in via Pomerio, il raid Rome-Rio era portato a termine a Rio de Janeiro da due velivoli, da due mezzi celesti, trimotori, che erano partiti in tre, ma giunsero in due, perché nel volo da un mondo all'altro, uno dei tre fu costretto a scendere prima a Natal, cittadina del Brasile, fatto che decisamente allude al Natale di Gesù. A Rio arrivano due mezzi celesti soltanto e si abbassano fino al suolo perché uno è sceso prima a Natale incarnandosi in Gesù. Quindi quel segno che è espresso negli Atti degli Apostoli accade simultaneamente con i due aerei che scendono a Rio, ultimando il raid Rome-Rio, e il duo che scende qui incarnandosi in romano. Ma attenzione, il mondo conosceva questo raid come Rome-Rio, perché nel mondo Roma si chiama Rome
E Rome Rio e Pome Rio, Pomerio, è la stessa cosa se la P iniziale la si legge nel greco della Magna Grecia, per cui Pomerio diventa Romerio, diventa Rome Rio. Quindi l'allusione precisa di quello che accade in quel giorno è sorprendente, più di così non potrebbe essere. Ma se noi usiamo l'italiano e non l'inglese, il raid Rome-Rio diventa Roma-Rio, Romario, e tra Romario e Rosario, quello che ho messo in evidenza prima, che è il connubio tra mia zia Rosa e il rio in cui devono entrare qui il Padre e lo Spirito Santo a formare il Rosario, è il terzo modo collegato con il Romerio, il Rosario e la via Pomerio. Sono tre indicazioni perché in sostanza qui chi nasce è la Trinità di Dio. E quindi ci sono tre indicazioni. Il mettere insieme Rosa, mia zia nata oggi, e il rio nato qui mette insieme due grandi sacrifici. Il primo patito da Teresa Russo, da Tresina, che fu violentata da chi la voleva sposare. La Russo, se stiamo attenti e ci ricordiamo delle indicazioni date a Fatima per il castigo di Dio, per evitare il castigo di Dio, bisognava fare due cose precisissime: pregare incessantemente il rosario e pregare per la conversione della Russia. Ebbene, c'era da pregare perché la Russo, mia nonna, si convertisse all'amore per quel marito che l'aveva assunta prepotentemente in moglie, rivendicando l'antico diritto ebraico per il quale la vedova doveva essere sposata al fratello che rimaneva vivo per dare una eredità. Qui l'eredità che bisognava dare era la possibilità di mettere al mondo il rio nato a Felitto, ma doveva essere messo al mondo in un modo grandioso, attraverso due generazioni di un amore mortificato per il valore dell'amore. E allora la mia nonna Russo si doveva convertire all'amore per chi l'aveva violentata. E se fosse stata capace, avrebbe generato il figlio del massimo amore possibile, che è quello che cede non all'amore proprio, all'amore altrui. C'è stata una santa che è stata santificata per avere perdonato al suo violentatore. Mia nonna Russo doveva convertirsi ad amare chi l'aveva violentata, a legarsi a lui, a fare con lui altri sette figli. E ciò accadde. La Russo si convertì e immediatamente dopo la conversione della Russo all'amore nacque una bambina e la Russo non ritenne di darle altro nome che quello di Maria, figlia di Anna. E
Così facendo realizzò Maria Annina, nata dal più grande amore che esista, quello che cede all'amore altrui. Maria Annina sarebbe stata allevata come una Madonnina. Insieme a sua madre, Tresina, avrebbero pregato per mezze ore intere, chiedendo alla Madonna tutti i miracoli, tutte le grazie possibili e immaginabili. Immaginate Maria Santissima che vede una mamma e una figlia che chiedono a lei umilmente e quasi giocando ogni grazia possibile alla Madonna. La Madonna ha dato tutta se stessa a questa bambina, Maria Annina, la quale però avrebbe dovuto, prima di generare suo figlio, il suo figlio primogenito, essere eroica nello stesso modo di sua madre. Una seconda conversione, questa volta della figlia della Russo. Perché Maria Annina, cresciuta con le idee religiose, avrebbe avuto come sogno di assumere i voti e non voleva sposarsi, ma quando viene a contatto con Luigi Amodeo, che la ama, la rispetta, non ha nemmeno il coraggio di chiederla, ma è lì che fa di tutto e cerca ogni possibile ragione per stare vicino a lei, diventando amico di Antonio, il maschio finalmente nato in quella famiglia dopo 6 figlie femmine. Luigi, che diventa amico di Antonio, è lì oramai da 5 anni che è intorno a Maria Annina. La vuole, ma non glielo chiede nemmeno. Ancora una volta è la Russo che opera il miracolo, perché prende di petto sua figlia e le dice: Maria Annina, chisto kenge facca, ossia, questa persona cosa è che è sempre qui? Tu credi che sia per Antonio, ma quella è solo una scusa. Lui è innamorato di te. Tu non puoi ammettere che egli spenda il suo amore vano con te se tu non lo vuoi. Allora tu trova il coraggio, o te lo prendi o lo cacci, perché tu non puoi accettare il sacrificio del suo amore. Allora lei affronta il dibattito, diciamo così, con Luigi Amodeo e gli dice: guarda, tu non me l'hai mai detto, ma io lo so. Tu sei sempre qui intorno a noi perché desideri me. Io non voglio sposarmi, io ho altre idee, altri ideali nella mia mente. Non pensare che non mi abbiano chiesto, sono molti che mi hanno chiesto e io gli ho sempre detto no. Luigi non rispose nulla. Essendo molto bravo a scrivere, le scrisse una lettera d'amore e gliela consegnò. Lei, quando toccò con mano la qualità dell'amore del suo Gino per lei, ritenne che doveva sacrificarsi a quell'amore puro, rispettoso per lei, che non aveva neanche osato di proporsi, e lo sposò. Due mamme, una dopo l'altra, che rinunciano al loro amore, una amando l'amore di un altro violento nei suoi confronti, la seconda amando l'amore puro di chi ti rispetta, ma due violentate dall'amore. E dalla violenza patita dalla seconda nascerò io. Ecco dove era diretto
quanto è accaduto oggi con Rosa. Rosa era la vittima della violenza che attraverso due generazioni di due mamme avrebbero prodotto qui la nascita afflitto di un bambino in cui Dio si sarebbe incarnato, Dio Padre e Spirito Santo, in un bimbo destinato a essere reo, colpevole, non puro, immacolato come Gesù, no, come i due che furono con Gesù crocifissi ai lati di Gesù. Bene, Elì, Lema Sabachthani, è quello che accadrà qui, a Felitto. Perché quando io avrò 2 anni e mezzo, circa poco meno, il 4 giugno del 1940 io sono moribondo. Mi è venuto un male incurabile, la broncopolmonite, allora non dava scampo. Alle 7 del mattino la domestica viene inviata con urgenza estrema al dottor Sabatella di Felitto affinché accorra, perché io sto morendo. Lui era convinto che io morissi, sapeva che non aveva rimedi, era fortemente contrariato a che un suo piccolo paziente gli morisse tra le sue mani impotenti e decide di non andare. Ma alle 8, ossia un'ora dopo questo appello pieno di disperazione, bussano all'uscio di mia madre, una bambina e sua madre, e raccontano che la bambina quella notte ha sognato la Madonna, la quale le ha detto: mi fa tanta compassione il figlio della tua maestra. Domani mattina, quando ti svegli, vai a casa di lei, mi raccomando, a casa, e dille di non temere più, che ci penso io. E la bambina venne a casa della sua maestra, glielo raccontò, chiesero scusa per quel gesto e se ne andarono. C'era anche una richiesta da fare. Mia madre, per ringraziamento e devozione, doveva portare all'altare della Madonna della chiesa di fronte una candela da accendere sull'altare per ringraziamento e per devozione. E mia madre corse, ne accese 6, e brillavano quelle candele. E la gente diceva: se la maestra sta cercando una grazia per suo figlio, l'ottiene. Guardate come ardono quelle candele. E alle 11 del mattino, quando finalmente arrivò il dottor Sabatella, ecco che vide un bambino che aveva superato la sua crisi mortale. Stupefatto, esclamò a Mariannina: vostro figlio ha sconfitto la morte. Erano le cose che dovevano accadere quando Gesù si sarebbe ripresentato. Avrebbe sconfitto la sua morte. E questo accadde qui, esattamente il 4 giugno 1940. E visto che qui si incarnò certamente Gesù, perché voi pensateci bene, se la Madonna non fosse intervenuta, io sarei andato in cielo innocente e sarei stato un angelo del cielo. Se Maria Santissima impedisce a me di morire e mi lascia spazio sulla vita, credete che non ci abbia pensato lei ad assistermi in tutti i modi possibili, a darmi
se non altro di più? E che cosa avrebbe potuto darmi di più di quello che avrei avuto io se fossi stato un angelo del cielo? Poteva darmi suo figlio. E mia madre la pregava: salva Romano, è innocente, ha 2 anni e mezzo, è innocente, salva Romano, innocente come Gesù. Dio si vuole prendere Romano. Dio vuole fare con me come ha fatto con te, che si è preso tuo figlio. Mettiti nei miei panni, salva Romano, almeno lui, è innocente come Gesù. E Maria Santissima ha salvato in Romano l'innocente Gesù. Mia madre, nel suo cognome, si chiama Baratta. Ci fu un tentativo di baratto ai tempi di Gesù. Poteva salvarsi la vita se nel baratto tra lui e Barabba preferito Gesù, ma gridò: salva Barabba. Ma chi era Barabba? A chi alludeva Barabba? Barabba in Abba indica il padre di Gesù. Gesù, quando pregava, diceva Abba, padre. Bar Abba. E Bar che cos'è? È il B che indica il duo. Ar in Amodeo Romano. Quindi il Bar indica proprio il duo in Amodeo Romano, che è Abba, padre. E salvando in quella occasione Barabba, Gesù fu sacrificato perché sopravvivesse il padre. Ed è quello che accade nuovamente qui, perché il padre sta morendo nelle due persone incarnate in questo piccolino che sta morendo, e la Madonna incarna Gesù e nuovamente Gesù dà vita al padre. Ma Baratta, a differenza di Bar Abba, è più atta al baratto, all'atto realizzativo del Bar, Baratta. E infatti lei baratta realmente il suo Romano con l'innocente Gesù. È il baratto fatto tra due mamme. Ecco allora, è lì, a Felitto, le mamme san baratta ni. Il ni è il Nazareno Gesù, quel ni che era scritto in Inri, proprio sopra la croce di Gesù. E quindi quando Gesù gridò è lì, le ma sabachta ni, alluse non solo al Salmo 21-22 che abbiamo visto, è riferito a Salerno, è riferito al padre Luigi e al figlio Romano, è riferito alla cerva dell'aurora, ma alluse proprio all'avvento qui, perché è lì che sono i due genitori di Gesù. Ne grida due. È lì, le mamme, san baratta ni. Le mamme sanno barattare il Nazareno Gesù. Con chi? Con il Ra, che è tolto di mezzo e rimane batta. Quindi nel grido è lì, le ma sa batta ni, c'è proprio il baratto fatto in cui Ra sparisce, è tolto di mezzo e rimane è lì e le ma sa batta lì. Il dottor Sabatella è chi in maniera notarile decreta
questo bambino ha vinto la morte. Ed è contenuto esso pure nel grido Eli, Eli, lema sabachthani. Ma è compreso anche il sabato di Dio, il giorno di Dio. Il giorno di Dio è proprio quello del Eli, Eli, lema sabachthani, il sabato del Nazareno Gesù, che è il giorno di Dio. Gesù lo disse, io sono il padrone del sabato. Ed è compreso in quel sabattà. Ora, abbiamo visto che questo è indicato chiaramente qui, come proprio quella parusia che era attesa. Se è addirittura Gesù morente, che nel momento di andarsene denuncia come ritornerà, dicendo è lì, le mamme sanno barattare il ni e togliere di mezzo il ra, perché a quel punto c'è il ni che lo sostituisce, vediamo benissimo che tutti gli indizi portano a credere che quello che è accaduto, dove è accaduto? In questa zona, che ha cominciato a esistere dietro questo monte. Adesso dobbiamo andarci a questo monte, questa è la cima del monte, dietro questo monte, ecco, dietro questo monte qui c'è, lo troviamo, il paesino, dov'è? Di Capizzo, eccolo qua, riduciamo un po' la grandezza così riusciamo a vedere tutto. Quello che era iniziato, quello che era iniziato qui a Capizzo, in Mauro, 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 ma Uroma nasce qui. Dove? Qui, eccolo qui, l'Alento. Il rio Alento, con Gesù che dirà, attenzione, lo dirà a Nicodemo, c'è il movimento dell'acqua e c'è quello dello Spirito Santo, in Elea, che sorge ai piedi del Monte Stella ed è bagnato dal rio Alento, c'è lo scorrere del fiume e il sorgere dello Spirito Santo a Elea. E quindi anche la predicazione, la spiegazione data da Gesù a Nicodemo di come si entra nel Regno dei Cieli è chiara, si rifà a questo luogo in cui c'è il flusso del fiume Alento, che nella dinamica del fiume oggi è diventato un mare. C'è stato un tale accumulo di acqua nel fiume Alento che ora è diventato un patrimonio dell'umanità. E qui questi terreni, questa area geografica fa parte del Parco Naturale del Cilento, che è patrimonio dell'umanità, duplice, sia per i reperti archeologici, ma anche per la flora e la fauna. È soprattutto patrimonio dell'umanità, perché qui è nato lo Spirito Santo e qui si è incarnato Dio Padre e il Figlio, Gesù. Eccolo il flusso del rio Alento che arriva, fa tutto il suo percorso e infine
arriva nel mare, dove? Qui, a circa 800 metri, da dove troviamo la tomba del San Matteo che ha descritto tutto ciò. L'unico apostolo che ha descritto come la nascita di Gesù è accompagnata dai magi che fanno la pubblica dichiarazione dello Spirito Santo di Yahweh, ossia l'Epifania, e gridano al mondo: il fondamento di tutte le cose che esistono sta nel loro essere. E non fanno altro che spiegare in termini filosofici quello che in maniera sintetica il Dio Yahweh aveva detto a Mosè: io sono chi sono. Questo Dio in spirito nato qui ai piedi del rio Alento andrà a Bietlemme, in quel di Gerusalemme, nel secondo scatto della B, e tornerà come la C nel Cilento, e nel Cilento ci sarà l'incarnazione di Padre e Spirito Santo e la parusia di Gesù Cristo. Ci sarà il fondamento del rimedio di Dio e c'è la duplice strage degli innocenti che viene la prima volta ordinata da Hitler 6 giorni dopo il 25 gennaio del 38, perché Hitler voleva essere l'unico messia del mondo. L'Italia non aderì, ma 6 giorni dopo l'avvento di Gesù in me, ossia 6 giorni dopo il 4, il 10 di giugno 1940, Mussolini, davanti a una quantità enorme di testimoni, apparso nel suo balcone di Porta Venezia, dichiarò che anche l'Italia partecipava alla Seconda Guerra Mondiale. C'era la necessità, secondo lui, che anche l'Italia avesse qualche migliaia, centinaia di morti per poter sedere al tavolo dei vincitori, in modo che non ci fosse solo un messia, Hitler, ma ce ne fosse anche un secondo, Mussolini, la stessa istanza di Re Erode. Ma, e questo è il bello, quello che è successo umanamente poi a me è stato che quando io ho cercato di aprire quel nuovo percorso che in data odierna, 14 settembre, chiede espressamente il Papa al filosofo, facendolo messia della verità di Gesù Cristo o del nuovo percorso che porta Gesù Cristo. Il percorso, lo vedete, è qui. Dopo che questo è accaduto, io, nel mio tentativo di portare in porto questo percorso, agirò proprio come aveva consigliato il Papa, ossia troverò ogni coraggio per rischiare volentieri di tutto, anche la vita, per ottenere questo obiettivo, ma mi sarà negato dalla Chiesa, la quale accetterà per 2 volte che io possa anche morire, ma io non ho alcun diritto o titolo per andare a portare al Papa il nuovo percorso. Il Papa ha altro a cui pensare. Può ricevere il capo di Stato, può ricevere un personaggio importante che transita per caso per Roma, può ricevere
chi vince il Giro d'Italia o un altro sportivo può ricevere il capo di un'associazione religiosa, ma non può ricevere il Messia dello Spirito Santo evocato da Papa Giovanni Paolo II in data odierna, perché questo era scritto nel disegno di Dio, che Dio, ritornato nel Padre e nello Spirito Santo, avrebbe avuto anche lui due condanne a morte dal nuovo Caifa che esiste oggi nel cristianesimo. E sono state due, una nel 1999, in cui digiunai invano per 57 giorni, e una richiesta di 4 sacerdoti e 460 firmatari inviata al Papa pregandolo di avere pietà umana per chi lo aveva preso sul serio e rischiava volentieri perfino la vita, fosse ricevuto. Questo illuso, che l'ha presa in parola, desidera solo venire da lei e consegnare nelle sue mani quello che lei voleva. Gli dica che lo riceve quando lei vuole. Ma il Papa non ha mai risposto a una urgente richiesta di aiuto per salvare questo signore, questo grande illuso della bontà del buon pastore, del fatto che il buon pastore ama le sue pecore e le conosce una per una, e se una si perde molla tutte e le va a cercare. Il buon pastore dovrebbe essere così, ma Romano Amodeo era ingenuo, era uno che credeva che il buon pastore è così, non ha alcun timore a rimettere la sua vita nelle mani del buon pastore. Nessuna sa che il buon pastore mai lo farà morire. Ma le cose non andranno così. Il buon pastore non risponde. Come mai? Non gliel'hanno detto. Perché qual è la colpa di Romano Amodeo nei tempi moderni? Se nei tempi moderni si vuole essere autorevoli, visto che siamo in un mondo perverso, bisogna essere perversi. Bisogna agire come Ali Agca, il quale divenne autorevole perché attentò alla vita di Papa Giovanni Paolo II. Essendo diventato colui che aveva osato di uccidere il Papa, divenne tanto autorevole che il Papa si mosse e andò in carcere a cercarlo, a parlare con lui a tu per tu. Ma una persona che non attenta alla vita del Papa, ma attenta alla sua personale vita per portare avanti proprio una richiesta di quel Papa, e non è considerato semplicemente perché l'oggetto della possibile morte non è stato il Papa, ma è stato lui stesso. Vedete, nel nostro mondo perverso non vale nulla, non è curato di nessuna attenzione, proprio nessuna, e si coglie tutta l'occasione per dirgli che il suo tentativo di non mangiare per essere ricevuto non è quello di rischiare volentieri tutto, anche la vita. No, è quello di un ricattatore, il quale con il ricatto della pecorella smarrita nei confronti del buon pastore pretenderebbe che il buon pastore facesse quello che disse Gesù. Costui vuole usare la legge di Gesù come un diritto. E allora non è un umile, è un pretenzioso, è un cattivo soggetto,
non mangia, muoia pure. Questo era nel disegno di Dio, l'assoluto malintendimento nel nostro mondo perverso. E ci sono state due condanne a morte, una che non è stata eseguita, semplicemente perché io avevo la responsabilità di mia madre, malata del morbo di Alzheimer. Mio fratello non poteva riceverla in casa sua, voleva metterla in un ospizio, e allora io, che avevo assunto in primo luogo il compito di aver cura della vita di chi mi aveva dato vita, rinunciai alla mia battaglia ideale, ricominciai a mangiare e feci come Gesù, che quando si accorse che sua madre non capiva perché gli aveva fatto così, perché aveva cominciato a curare le cose del padre suo, rientrò nei ranghi e visse sottomesso. Così ho fatto anch'io. Ma nel 2005, quando oramai era morta mia madre, io ho riprovato a essere accettato da Pietro. 55 giorni di inutile digiuno, trascorsi a Monte Silvano, non bastarono a essere ricevuto dal Papa, ma mi procurarono un ricovero forzoso in un ospedale dove dovevano accertare se io fossi sano di mente. Quindi, nel mio caso, le due divinità del Padre e dello Spirito Santo hanno avuto le loro brave due condanne a morte e il cerchio si è concluso, quello che iniziò con la condanna a morte del figlio per mano di Caifa. I due Caifa che lo hanno fatto in modo indiretto nei tempi moderni sono i due papi. La cosa straordinaria è che proprio il Papa che chiede il nuovo percorso si ritrova con chi rischia la vita per portarglielo e non ha modo di portarglielo. Come mai? Perché? Perché fu violato proprio quel triplice comandamento che Gesù aveva dato alla fine del Vangelo a Pietro, nella testimonianza data dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, in cui per tre volte gli dice: se mi ami più di costoro, pasci le mie pecorelle. Pietro deve pascere le sue pecorelle. Gesù l'ha detto che il mondo si organizza con uno che comanda un altro, che comanda un altro. Il suo sistema di regno non deve essere così. Il primo deve mettersi a servizio dell'ultimo. Pietro non ha fatto così. È andato contro, nella sua autonomia di legare e sciogliere, alle indicazioni che gli aveva dato Gesù. E al punto 18 del Vangelo di Giovanni, che completa i Vangeli, è scritta la condanna di Pietro, del Pietro della vecchiaia. Perché scrive Gesù: quando eri giovane ti legavi i fianchi e andavi dove volevi. Quando sarai vecchio, un altro ti cingerà, stenderai le braccia e andrai dove non avresti voluto. Perché, creando quella scala gerarchica per cui dal primo all'ultimo ci sarebbe stata una barriera insormontabile, la pecorella smarrita che stava in basso e che belava e che chiedeva di avere vita dal Papa a cui essa si affidava, poteva tranquillamente morire perché uno all'interno della gerarchia si sarebbe permesso di rispondere al posto del Papa, che nemmeno avrebbe saputo di questo. Ecco dove porta il giudizio diverso rispetto all'ordine che ti dà Gesù.
perché se il buon pastore fosse veramente all'ultimo posto a servire l'ultimo, avrebbe servito la pecorella smarrita che lo serviva. E invece, punto 18, un altro ti porterà dove non avresti voluto, ossia a comminare due involontarie condanne a morte proprio alla parusia di Gesù in questo povero Cristo che cerca di aprire un nuovo percorso verso di te.